Buongiorno mister. Aspetta. Buongiorno mister. Sì, i calcoli, aspetta, di calcoli. Allora, perdendo anche ieri, sì. Siamo a quanto? Più 13 dalla settima? Ancora lunga, allora. Ancora tanti punti da perdere. Sì, no, lei deve guardare la quinta, eventualmente la sesta, se vanno poi in cinque. Per andare in Champions? Sì, sì. Ma chi vuole andare in Champions? Tu vuoi andare in Champions? Io voglio andare in Champions. Cosa? Lei che vuole andare in Champions? Perché non vuole andare in Champions? Lui si andare a Conference League. Perché in Conference? Quella è la nostra competizione. Ma perché la Conference? Visto che squadra di merda abbiamo? Con tutto rispetto per i ragazzi. Che rispetto? Anzitutto mi sa fare complimenti ai ragazzi. Che ha fatto cagare anche ieri. Ma con questo questa squadra, onestamente, hai visto il centrocampo fa venire i brividi. Allora, onestamente, contro il Real Madrid, se si gioca l'anno prossimo, contro il Real Madrid, quanto finisce? Se è perso 4-1 a Cardiff, sei anni fa, e avevamo uno squadrone, c'era Dybala, Manzo, tutti. Sì. Ora, questa squadra qua se ne prendo minimo 8-9. Allora, per evitare figuracce, l'anno prossimo si va dritti in Conference. Lì che si potrebbe vincere. Forse, almeno fino alla finale. Poi alla finale magari si perde anche la Conference. Non si sa mai. Quindi si punta dritti al settimo posto. Sì. Non è facile. È dura. Allora, si è fatto 7 punti in 9 partite. Sì. Peggio della Salernitana che è ultima, ho tutto rispetto alla Salernitana. Sì, sì. Quindi, perché io il ragionamento è stato semplice. Sì. Il calcio è semplice. Sì. Allora, sì. Quando ho visto che lo scudetto era andato, perché io si è provati a vincere lo scudetto. Sì, era lì attaccato. Quando si è visto che è andato e ha perso con l'Inter, allora ho detto, ragazzi, bisogna però arrivare a 7. Sì. E infatti non si è vinto più una partita per 2 mesi. Ecco quello. E sto facendo di tutto. Avete visto? Ho fatto giocare il mio Mattia, Sciglio, non giocava titolare da 11 mesi. Fermo da un titolare mezzo, dopo 5 minuti aveva il fiatone. Infatti l'ho tolto nel secondo tempo. Certo. Poi ho finito la partita. Questo è un chiaro segnale, un capolavoro. Si è finito la partita con la coppia d'attacco Ildiz. Seculo. Ma chi è Seculo? Anche io me lo so chiesto. Chi è Seculo? Un po' e tutti dietro le punte entrato. Illing Junior, tutte e tre dalla Next Gen. Sì. Sì. Che la Next Gen, non so se la sapete, gioca in Serie C. Sì, quindi avevamo un tridente direttamente dalla Serie C. Sì, che è capolavoro. Non si è mai visto la storia della Juventus. È vero. Si è passati in un paio d'anni da Ronaldo Higuaín Dybala a Ildiz Seculo Willing. Questo è un altro discorso. La società dovrebbe fare due riflessioni. C'è la Coppa Italia comunque, mister. Contro la Lazio, contro la Lazio di nuovo. Almeno lì provare a vincere per portare a casa un trofeo. Insomma, vabbè, sì, certo. Coppa Italia, cerchiamo di fare possibile. Aspetta un attimo, se si vince la Coppa Italia, il regolamento dice che si va in Europa League, giusto? Sì, va in Europa League. No, allora niente, fuori anche dalla Coppa Italia. No, ma chi? Bisogna conference. Sì, no, bisogna andare in conference. Ragazzi, anche martedì si gioca male. Portate tanti ragazzi della primavera, dai, tutti dentro. Facciamo giocare direttamente la Next Gen, la Serie C in Coppa Italia. In conference. Grazie, mister. Grazie.